Ed eccoci qua al secondo video su Arashiyama. Se non avete visto il primo video, vi lascio il link in descrizione o vi metto una scheda, adesso vedo come riesco a fare, e potete riguardarvelo prima di guardare questo video. La volta scorsa abbiamo visto una splendida foresta di bambù, davvero suggestiva e davvero rilassante. Con le stesse biciclette, magari pure nello stesso giorno, potete visitare un secondo luogo. Seguite il fiume nella parte sud, troverete un torii leggermente rialzato e percorrendo questo sentiero arriverete al Parco delle Scimmie, un parco meraviglioso pieno di simpaticissime scimmie indemoniate che non vogliono altro che il vostro cibo, ma questo lo vedremo tra un attimo. Prima di cominciare, ragazzi, volevo dirvi che in questo video è contenuta una citazione molto molto famosa. Chi riesce a indovinarla può scriverla nel commento, ve la rivelerò soltanto alla fine del video. Ora, c'è una salita abbastanza ripida da fare, tra l'altro vi lasciano anche un bellissimo ventaglietto in cartoncino che potete utilizzare per sventagliarvi i capelli, farvi aria, perché se ci andate d'estate la situazione è molto molto calda. C'è anche un piccolo negozietto iniziale o un distributore automatico, non ricordo, dove vi danno dell'acqua. Se siete nel periodo estivo, assolutamente prendetela. Ora, non è una salita lunghissima, però il caldo giapponese sapete che non lascia scampo. Arrivate su in cima e non aspettatevi uno zoo, perché le scimmie sono assolutamente libere. E ci sono degli operatori che tengono sotto controllo nella zona, diciamo, più popolata da questi animali, che nessuno si faccia male, che nessuno le importuni troppo. C'è anche un grande cartellone dove vi spiegano un pochino quello che potete e non potete fare, e poi salite su e vedete un po' queste scimmie che ormai sono abituate anche a stare in contatto con l'uomo, a volte si lasciano anche fotografare. Cercate però di non innervosirle, seguite un pochino le indicazioni che vi danno i custodi. Su, va come corrono. Ci sono le scimmie. Ci sono le scimmie. Ci sono le scimmie. I macachi. Ah, eccoli qua, guarda, sono qui. Una che dorme. Un'altra che dorme beata. Siamo abituati a vedere libere le scimmie, insomma le vediamo solo negli zoo, qui invece sono animali normali che in queste montagne si trovano. Ora, queste sono abituate all'uomo. Nel parco di Arashiyama non è possibile dare da mangiare alle scimmie, ma come vedete nell'apposita cabina dove potete acquistare il cibo apposta per le scimmie potete farlo, e loro sono
ben contente di prendere attraverso la grata il pane secco e l'altro cibo che gli dà. Bene, io vi saluterei con il titolo del video, che è una citazione della LucasArts, del bellissimo Monkey Island. Se non l'avete giocato, assolutamente da giocare, è un gioco di ruolo strepitoso per PC. E ci vediamo al prossimo video, dove invece vedremo la parte un pochino più culturale riguardo ai palazzi imperiali, che poi sono stati modificati e sono diventati dei templi, di cui uno in particolare, che è il tempio più importante, veramente bello. Ma ci vediamo al prossimo video, state bene, ciao ciao. Ah, iscrivetevi al canale, Thank you.